Se hai la ricerca di un mouse da gaming economico ma che allo stesso tempo non deluda, in questo video ti presenterò il nuovo mouse lanciato sul mercato da Piktek. Io sono Mattia Pellegrini e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Da un anno a questa parte ormai c'è una nuova tendenza per quanto riguarda i mouse da gaming. Questa nuova tendenza consiste nel mouse bucato a nido d'ape. A nido d'ape perché è costituito da tutti gli esagoni. Con questa nuova struttura forata, il mouse risulterà più leggero in quanto ci sarà appunto meno plastica. A lanciare questa moda sono stati principalmente due mouse, il Glorious Model O, che è sicuramente il più famoso, e il Cooler Master MM710. Hanno iniziato a copiare questi prodotti. Un esempio è questo mouse della Piktek. Se vi è capitato di cercare mouse e tastiere su Amazon, sicuramente vi saranno apparsi i prodotti della Vixing, nota azienda cinese specializzata appunto in questo genere di periferiche. Piktek non è altro che un sub-brand dedicato al mondo gaming di Vixing. Questo è il mouse, come potete vedere è bucherellato in tutte le superfici, anche nella superficie posteriore, e al di sotto della struttura di alveare c'è una plastica bianca semitrasparente per far passare poi la luce dei LED. Sono presenti i due tasti normali, la rotellina cliccabile, il tasto per regolare il livello dei DPI e due tasti laterali, i classici scalamuro se giocate a Fortnite. Fortunatamente io non gioco a Fortnite e non li ho utilizzati per questo. Il cavo è ricoperto in nylon e è lungo all'incirca 1,5 m. Si tratta di un prodotto economico, ma devo dire che le rifiniture sono rifinite molto bene, in quanto comunque non ci sono sbavature classiche di quei prodotti che costano poco. Come dimensioni mi sembra leggermente più lungo rispetto a un mouse normale. Io ho le mani grandi come Gianni Morandi, come potete vedere, lo impugno tranquillamente senza alcun problema. Questo genere di mouse è pensato principalmente per giocare a giochi competitivi come possono essere gli FPS. Io purtroppo non l'ho testato con un FPS. L'unico gioco che ho installato al momento è Death Stranding, quindi non è che sia tanto movimentato, ma l'ho utilizzato come normale utilizzo computer e per editare i video. La struttura d'alveare sicuramente aiuta con la mano sudata, in quanto avrete meno superficie su cui scivolare e avrete un attimo di grip in più. Come peso, dopo andremo a misurarlo col bilancino, devo dire che mi aspettavo un mouse un attimino più leggero. Non che sia rimasto deluso, anche perché comunque è leggerissimo, però secondo me, avendo aggiunto anche la plastica bianca dentro, effettivamente la differenza da un mouse normale non si sente più di tanto. Anche se comunque la differenza si tratta probabilmente di 4-5 grammi, non tantissimo. E a meno che voi non siate fissati, questa cosa non va a incidere più di tanto. E sicuramente se siete fissati non andrete a comprare un mouse della Piktek, ma sicuramente andrete su un Glorious Model O. Tralasciando il setup improvvisato, io vi saluto dallo schermo della bilancia. Andremo a confrontare i tre mouse che ho utilizzato recentemente. Ovviamente il Piktek, il tipico mouse da gaming che trovate su tutti gli store cinesi a pochi spicci. Questo qui l'ho utilizzato per 3 anni e mi ha accompagnato fino a un paio di mesi fa. E infine un normale mouse d'ufficio. Partiamo proprio dal mouse d'ufficio e questo pesa 70 grammi. Veramente già questo qua è leggerissimo. Il mio vecchio mouse da gaming, siamo sui 105 grammi. E ora andiamo a vedere il Piktek. Questo siamo a 75, poco più del mouse da ufficio che avevo prima. Devo dire infatti che la differenza tra questo e questo non l'ho veramente sentita. Invece la differenza l'ho sentita di più invece con l'altro mouse. Di per sé il mouse non è un brutto prodotto, ma c'è stata una cosa che mi ha fatto veramente imbestialire. Nel libretto delle istruzioni del mouse c'è scritto: vai a questo link per scaricare i driver. I driver serviranno poi per personalizzare le impostazioni del mouse e modificare i colori. Quindi mi sono recato su quel bel link e indovinate un po', non ci sono i driver. Quindi mi sono messo a navigare per tutto il sito e non c'è niente, non c'è nemmeno il mouse in vendita sul loro sito, nonostante si tratti del loro ultimo prodotto. Dopo aver fatto ricerche anche su Google e tutto, ho cercato ovunque e ho trovato niente, l'unica soluzione è stata contattare in direct su Instagram la pagina di Vixing, non quella di Piktek perché è poco utilizzata, e chiedere direttamente a loro i driver. Il programma ce l'ho, però non sono autorizzato a passarvelo. Se i driver verranno pubblicati, vi lascerò il link qua sotto in descrizione così potete scaricarli.
farli, altrimenti andate su Instagram e rompetegli le scatole per farveli passare. Questo è il nostro software, qua sulla destra possiamo personalizzare i tasti. Io adesso ce l'ho sul profilo default e praticamente sono le impostazioni di come il mouse viene venduto. Anche qua sui tasti laterali, avanti e indietro. Io ho creato, giusto per comodità, il profilo editing, dove ho impostato sui tasti due laterali più il tasto centrale per cambiare i DPI delle macro da utilizzare in Premiere, in modo da essere più veloce durante l'editing. Volendo comunque poi siete in grado di cambiare anche tutti gli altri tasti e come potete vedere ci sono tante impostazioni. Qui possiamo attivare dei livelli di DPI, possiamo anche personalizzarli e cambiargli il colore che apparirà quando premeremo il tasto per cambiare i DPI. Poi abbiamo il tasto impostazioni di illuminazione per cambiare i giochi di luce del mouse, come potete vedere ce ne sono 8, anche se le traduzioni devo dire che non sono fatte benissimo, ad esempio c'è via che sarebbe spento, monocolore costante sarebbe il colore fisso, insomma potete personalizzare un po' di parametri a vostro piacere. Poi abbiamo il parametro del mouse. Qua abbiamo delle varie impostazioni, sensibilità del mouse, velocità di scorrimento, velocità a doppio clic con delle fantastiche impostazioni in cinese e questa fantastica impostazione cinese che non so effettivamente cosa voglia dire, non è ancora stata tradotta. Poi andando su pulling rate troviamo la frequenza del pulling. Secondo me stanno aspettando di rilasciare il software per prima terminare la traduzione del programma, almeno spero. Quando mi è arrivato il mouse ho messo sulle mie storie Instagram il box per farmi delle domande. Seguitemi su Instagram in modo da vedere i prodotti in anteprima che mi arrivano. Quindi andiamo a vedere quali sono le domande che mi sono state fatte. Nico, che ho fatto un video con lui, datelo a vedere qua sulle schede, dice lo voglio. Troverai il link per acquistarlo da Amazon qua sotto in descrizione. Per la rubrica domande da Instagram è tutto. Come prima esperienza con questo nuovo genere di mouse sono stato veramente contento, anche se si tratta di un prodotto economico. Non ho detto il prezzo, il mouse costa all'incirca una ventina di euro, quindi devo dire molto più abbordabile rispetto ai 60-70 del Glorious Model O. Ovviamente non avrete sensori precisi come possono essere quelli dei mouse più costosi, però se vi accontentate questo è un mouse più che valido. Come ho detto poco fa trovate il link per acquistare il mouse qua sotto in descrizione. Ringrazio Vix intanto per avermelo inviato in anteprima da testare. Se non l'avete ancora fatto vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Seguitemi su Instagram e anche sul profilo TikTok dove caricherò contenuti che qua su YouTube non vedrete o spoiler di cose che magari vedrete più avanti. Quindi per questo video è tutto, se avete domande, curiosità, qualunque cosa scrivetemele qua sotto. Noi ci ribecchiamo al prossimo video, bella!